sono in taglio pure, o che taglio 15 anni veramente. Da 8 mesi, da quando è venuta la prima volta la tedesca in casa nostra, non ti ho perduto di vista. Mi mangiai i maccheroni immediatamente quando le preparasti il conto dei 5 quadri che gli avevi restaurato. Nato poi c'è il primo fa gratis. E quando si presentò qua per consigliarti su come si doveva modificare l'appartamento, io non parlavo, ma sentivo. Per il trepagno scegliere il tuo colore spiattita molto leggero e sulla terrazza piccola facciamo per fedele. Ah, quando si vede facciamo, ma mangiai mancare una ragazza. Avete capito, donna Madì? Dici che a un certo punto un uomo sente bisogno di avere una compagna vicino, di sentirsi vicino un fiato tedesco. Quando poi si saranno calmati i bollenti spiriti dei primi tempi, il periodo fisiologico di carattere internazionale, diciamo, alla prima discussione, io sono tedesca, tutta mia, e io che faccio? Devo assistere alla sua infelicità e mentre devo stare con le mani in mano. Schiavo delle abitudini com'è lui, e con la forma di dispotismo che si ritrova, quella alla prima contrarietà è capace di commettere qualunque sciocchezza. Colpa mia che gliel'ho data tutte vinte, l'ho servito come il prete all'altare. Donna Maria, mi dovete credere, ma che volevi, il latte della formicola? E chiarivi il latte della formicola e mi portavo. Ma no, no, va penso, sposo da chi voto. Questa anzitella acida e pazza, alla quale è preclusa ogni via di salvezza, mette in mezzo alla strada. Quando un essere nella vita, questo è il destino che si merita. Ma che mi devo calmare, la fatica, mi devo calmare. Mi sto offendendo, vedete, mi sto offendendo da quando ha capito che non sono scemo completamente. Perché è così. Il fatto di mostrarsi compiacente, arrendevole e sempre pronta a qualsiasi richiesta di sacrificio non si attribuisce allo spirito altruistico spinto fino all'annullamento di ogni proprio diritto, no, ma a fessaggini veri e propri. Quando poi la persona un bel giorno si sveglia e dice ma questa è la vita, io mi sono scocciata di fare il comodo degli altri, da oggi un po' voglio fare pure un po' il comodo mio, allora l'altro non si può fare capace. Ma come? Fesse tanto bello fino a poco tempo fa. Ma come si permette di giovarsi da un momento all'altro del diritto al ragionamento comune? E si imbestialisce, come ha fatto lui, vedete, si è imbestialita e me l'ha detto di tutti i colori, che la zitellanza mi ha dato la testa, che mi ci voleva il marito, che sono brutta, che nessun uomo mi ha mai adorata. Non l'hai detto, ma l'hai pensato. Perché tu così fai, le cose te le tieni in corpo ma le tieni in punta di lingua per dirmele. Quando è brutto, non firmando pure. Guai a chi non tocca, la mattina. Devono fare i conti con me. Ho sacrificato una vita vicino a lui. Gli sono stata sorella, madre, padre, tutto. Ma che ne sono vista della vita? Ah? Tengo 42 anni. Sarò andata a teatro 4 o 5 volte. Ero giovinetta, sapete, 14-15 anni, cominciavano i primi grilli per la testa, niente mi diceva la buon'anima di mamma che possa stare nella schiera degli angeli, ma mi guardava destramente, come per dire chiarine, mo ti metti ad amoreggiare, e la casa. Mamma era delicata come una libellula, con un polmone solo, stava sempre a dirmi che ti tengo. Papà occupato a fare il decoratore e quando tornava a casa voleva trovare tutto pronto. Lui, giovanotto, camice mettere, camice togliere, e chiarino lavava, stirava, cucinava. Le persone di servizio se le salutate. Fosse stato per le cameriere non ci sarebbe nemmeno la polvere di questa casa. E fai le nottate accanto a mia madre quando soffriva d'oppressione. Le pillole, le gocce, la bevanda. Chiari, mi voglio pettinare, chiari, un paio di lenzuola fresca, apri e chiudi il balcone per rinnovare l'aria, poi chiuse gli occhi perché il Signore se la chiamò e mi rimase l'eredità di papà. Onna Madì, negli ultimi tempi papà aveva bisogno di una siringa ogni 10 minuti,
Il becco dell'ossigeno ce l'ho tenuto io sotto il naso per 24 giorni e 24 notti, non vedevo la via di morire. Oh. Lui non parla, vedete? E io capisco quello che desidera. Conosco tutte le sue abitudini, tutte le sue manie. Conosco a memoria le cose che deve mangiare e i cibi che preferisce. Escono i peperoni gialli di nocera, no? E allora chiari me glieli arrostisce sopra le carbonelle, perché quello sopra la brasa è una schifezza. Già, te le arrostisce la tedeschi, peperoni. Quando vedo che lascio l'oggetto in un posto e non si ricorda più dove l'ha messo, metto la sveglia alle 5 del mattino e gli faccio prendere il cremone di tartare e citrato di magnesio. Oh, perché? Perché se che sta imbarazzata ha bisogno di un grande leggero. Le camicie non gliele faccio fare io, 4 d'estate e 4 d'inverno. Lui le trova nel cassetto, belle fatte, senza sapere nemmeno da dove sono venute. La stoffa dei vestiti non te la scelgo io. I paragrafi sul comodino da notte mi devi far trovare. E io sto attenta all'impianto elettrico e se si spara il rubinetto della fontanella chiamo subito lo stagliano. Le maniglie delle porte le lucido ogni settimana. L'argenteria ogni 15 giorni. Io tengo le chiavi della dispensa, dell'armadio, del comune, degli stiponi. Ogni chiodo che sta in questa casa, io me lo sono sudato. Sono rimasta affezionata ai mobili che mi circondano e alle mura che mi hanno protetta. E così si è svolta tutta la mia dolorosa esistenza da quando ho avuto uso di ragione fino ad oggi. Pensavo all'amore, pensavo. Perciò sono rimasta per la vetrina. E non me ne importa, è una matita. No, non me ne importa. Non mi sono mai abbandonata a rimpianti e recriminazioni. Quello che ho fatto, se viene riconosciuto, è bene. E se no, saluta a lui. Io ho quel che ho donato. Possa stare nella schiena degli angeli pur Gabriele D'Annunzio. Ma la casa non la lascio, hai capito? Non la lascio. Mi deve